Roberto Goretti, nuovo direttore sportivo del Perugia. Secondo te, quale scelta è stata fatta dalla società nell'individuare te come direttore sportivo? Cioè, quali caratteristiche? Fuori di modestia? Ma guarda, non lo so, lo devi chiedere ai presidenti questo, non posso certo dirlo io so soltanto che mi ricordo se era mercoledì, non mi ricordo, il presidente mi ha chiamato, mi ha detto: oltre al settore giovanile ti occupi anche della prima squadra, ti va bene? Ho detto: va benissimo presidente, assolutamente, onorato sicuramente, insomma, ecco. Il ruolo spaventa oppure prevale, come dire, la fase dello stimolo? No, beh, è sicuramente stimolante, insomma, assolutamente stimolante. È una, ti ripeto, è motivo di orgoglio da parte mia, ci tengo tantissimo e ce la metterò tutte. Veniamo all'attualità. In molti domenica hanno apprezzato le parole sagge, quasi da vecchio saggio, che tu hai detto alla fine della partita, quando hai raccomandato comunque unità di intenti, calma e pazienza all'ambiente. Erano parole di circostanza o tu credi veramente che ci siano gli elementi per poter far sì che la situazione del Perugia, attualmente non brillante, possa volgere di nuovo al bello presto e riportare il Perugia verso gli obiettivi dichiarati a inizio stagione? Ma guarda, quello che ho detto lo penso veramente, è il mio pensiero, e io, come ho fatto nella mia esperienza nel settore giovanile, credo che l'idea e una linea di fondo siano determinanti. Cioè, uno quando ragiona e pensa cerca di far andare le cose, cerca di raggiungere il proprio obiettivo, lo deve fare con un'idea di fondo ben precisa e non discostarsi mai da quella linea, assolutamente. E ripeto, la ricerca dell'unità di intenti da tutte le parti sarà una degli elementi determinanti, ma non solo per quest'anno, ma soprattutto per gli anni a venire. Ce l'ha dimostrato la storia recente delle squadre più blasonate che possiamo prendere un po' da esempio, come sono state squadre che adesso si trovano in Serie A ma che hanno vissuto momenti difficili, come sono stati il Napoli, il Torino. Domenica Ventura ha fatto un'intervista, è stata secondo me molto bella, ha detto cerchiamo di non rovinare quell'unità di intenti che ci ha permesso di raggiungere questo grande traguardo della Serie A, cerchiamo di non rovinarla adesso, rimaniamo tutti uniti in questo momento difficile. Lui ha detto: e sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo. Ovviamente sono raccomandazioni che valgono in generale, ma che tu hai fatto in particolare per una piazza che tu conosci bene per essere un perugino e per aver giocato nel Perugia, che ha come sua cifra caratteristica quella anche dell'impazienza tipica del tifoso. Secondo te però il tifoso può, rispetto agli elementi che sono in campo in questo momento, non soltanto sul terreno di gioco ma proprio nello scacchiere del Perugia, può sperare? Quali elementi ha per sperare? Una rosa competitiva, un tecnico all'altezza, una società brava, tutti questi o qualcun altro ancora? Ma questi elementi sono elementi fondamentali che devono essere messi in un mosaico vincente. Pian piano tutti le componenti, tutti gli elementi, il Perugia si cercherà di migliorare, certo, il tutto in buona fede, poi nel calcio non sempre ci si riesce, no? A volte si fanno cose straordinarie, a volte purtroppo uno pensa di averle fatte e magari risultano meno vincenti, perché alla fine il risultato la fa da elemento determinante. Sicuramente il Perugia deve avere la sua identità. Già quando ha la sua identità, da lì potremmo cercare di ottenere quei risultati che in tanti si attendono, che tutti i nostri tifosi si attendono. Rispetto a questo, qual è il progetto di lunga gittata che tu percepisci in capo a questa società che ti ha chiamato a un ruolo così importante? Il progetto è quello di costruire qualcosa piano piano, di mettere tasselli piano piano, di contare sugli uomini che devono far parte dello staff, che devono far parte della squadra. Le persone sono determinanti e le persone che soprattutto sanno creare un ambiente giusto, un ambiente vincente sono fondamentali.
L'ultima domanda è scontata, te la aspetterai sicuramente. Sei il DS, si riapre il mercato di gennaio, si è molto parlato del fatto che il Perugia forse ha bisogno di qualche ritocco, di qualche rinforzo. I nomi sicuramente non ce li farai, perché questo il mestiere l'ha già imparato, però secondo te, proprio a livello di caratteristiche generali, c'è più bisogno, che ne so, della freschezza di qualche giovane, dell'esperienza di qualche anziano, della personalità di qualche giocatore in zone nevralgiche del campo? Cioè, tu come indirizzeresti questa campagna e come indirizzerai la società in questa campagna? Ma guarda, il mercato vissuto sia da giocatore che da dirigente tante volte diventa quasi un gioco, no? Per i giornalisti è un gioco, per i tifosi è un gioco l'estate, è un gioco a gennaio. Il gioco non è facile, questo è sicuro, perché tutte le società vogliono vendere, si vogliono togliere fondamentalmente quelli che sono i giocatori che non hanno reso o di cui non sono contenti. Quindi sarà quello di gennaio, io credo che sarà un mercato dove tutte le società cercheranno di fare delle uscite e noi dovremmo essere bravi, diciamo, a trarre vantaggio dalle uscite e dalle entrate. Grazie, grazie Roberto Roguetti, buon lavoro. Sono arrivato un po' dopo, non ho ascoltato niente. Ah, no, va bene. Comunque mi associo agli auguri di Gianni. Dopo circa un anno di nostra presidenza possiamo cominciare a tirare qualche linea. Siamo convinti che, a parte che la squadra, siamo sicuri e convinti che si tiri fuori da queste sabbie mobili. I ragazzi credo che ce la mettono tutta per fare che questo accada, però purtroppo il calcio è quello che stiamo vivendo noi quest'anno. Ci sono alti e bassi, però sono convinto che non usciamo fuori. Detto questo, io e Gianni siamo sicuri e soprattutto abbiamo la coscienza a posto per quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi abbiamo la convinzione di andare avanti e di migliorare sempre il nostro e il vostro Perugia. E spero che lo si possa fare con un bel sorriso sulle labbra, perché alla fine di tutto questo è uno sport e il principio più importante è quello di farci sorridere la domenica. Buon Natale a tutti e grazie per essere qui. Particolare ringraziamento alla stampa che questa sera è presente e a tutti gli sponsor che ci hanno voluto onorare non solo della loro presenza ma del loro apporto. Adesso procediamo a questa premiazione. Per cortesia, i ragazzi che hanno fatto parte dell'organico dell'anno scorso più Bonaiuti, che è qui tra i due presidenti logicamente, poi abbiamo Lucchini, il dottor De Angelis, il dottor Trinchese e poi abbiamo Battistini, l'abbiamo ringraziato oggi, l'ha ricevuto come gli altri artefici del campionato dello scorso anno, per un legame che, al di là delle situazioni che ci sono verificate, un legame di amicizia e di riconoscenza è stato attribuito anche a lui. Ringrazio tutti, ci trasferiamo di là per lasciare spazio anche a quelli che vorranno continuare a cenare. Grazie. Medaglie che sono state consegnate ieri in Lega, purtroppo in numero limitato ai personaggi che sono iscritti nei ruoli che vanno in campo praticamente alla domenica. Quindi se c'è qualcun altro che magari si risente, logicamente il motivo è che sono destinate esclusivamente all'organico che viene posto in questa. Quindi Presidente, io inizio, guardi, da... Le dia, direttore. No, io, dai. Se allora me le passate con una volta, che è il commendatore che non manca mai. Passi di qua, Bonaiuti, una casa, Ercoli. Complimenti. Presidente, grazie. Vi girate. Trinchese. Prego, grazie. Guardate un po'. La prima volta a mira sua. Vediamo la medaglia, vediamo. Grazie dottore. Ma no, grazie. Moscati. Muscati, ecco. Ah, sarà bene da Muscati? A Moneti per... gliela do io. Vai, vai. Direttore. Prego. Stavo a fare già la coppa. Giordano.
ma si chiama qualcosa con le due. Te, guarda dal socio mio, guarda. Carlotto. Eccolo, Edoardo. Santo papà. Tozzi Borsoi. Roberto Tozzi. Anania. Vai, sa, già. Piano piano arriviamoci. Veloce, Anania. Veloce. Vai a caccia. Vai, Enrico. Che caccia per sinistra. Russo. Russo. Russo non se la meriterebbe, però dai la tua, che io ne chiudo, dai. Bravo. Quante ne sono? Due, no? No, questa è l'ultima. Eh? Questa è l'ultima. Sì. Che pensava di essere l'ultimo, invece l'ultimo. Ma già chi c'è là? Caccioli, forza. Caccioli. Eccolo, sta qua. Caccioli è qua. È davanti al tuo. Questa che è l'ultima, al di là delle altre, chi c'è? C'è il Clemente, al quale auguriamo una prontissima guarigione, al quale gliela consegneremo domani. Bene.